Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Lode e onore a te, Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i 12 discepoli e lungo il cammino disse loro: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, perché venga deriso e flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà». Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?» Gli rispose: «Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?» Gli dicono, «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuol essere grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Parola del Signore. Lode e onore a te, Signore. Lode e onore a te, Signore. Seduti. Fratelli e sorelle, una breve riflessione sulla liturgia che stiamo celebrando in onore di questo grande santo che è San Giuseppe, lo sposo di Maria e il padre putativo di Gesù su questa terra. Purtroppo dobbiamo dire che nella pietà popolare San Giuseppe è poco invocato e il Papa quest'anno ha istituito anche un anno dedicato a San Giuseppe con un'enciclica Patris Corde, per farci capire l'importanza che ha San Giuseppe nella Chiesa. 150 anni fa San Giuseppe è stato proclamato protettore di tutta la Chiesa, cioè di tutti noi. E quindi possiamo capire l'importanza che ha San Giuseppe nella nostra vita spirituale. E allora noi dobbiamo pregarlo spesso, San Giuseppe. Se vediamo come le nostre famiglie oggi stanno andando alla rovina, lui che è il capo della santa famiglia di Nazareth può intercedere e può ottenerci le grazie della fedeltà, ecco, dell'unità, e può, ecco, aiutare quelli che si trovano in difficoltà.
Potremmo dire tante cose su San Giuseppe, ma la cosa essenziale è che noi questo anno lo preghiamo in modo particolare perché voglia aiutare tutta la Chiesa a compiere la volontà di Dio. Io vi dico soltanto quello che un giorno Gesù ha detto in una rivelazione. Amate, amate, amate il cuore castissimo del mio papà virginale. Consegnatevi totalmente a questo cuore puro, castissimo e virginale, perché il mio sacro cuore l'ha formato ad essere il mio vaso di grazie per tutta l'umanità peccatrice, come il cuore della mia madre immacolata. Ecco allora, fratelli e sorelle, queste parole ci dovrebbero, ecco, possiamo dire, infiammare di amore per San Giuseppe, e lo dobbiamo invocare spesso. E voi vedrete come San Giuseppe penserà a tutto, anche alle cose materiali della nostra vita. Abbiamo ascoltato nella parola di Dio questa sera che Gesù annunzia la sua passione e morte. Ma gli apostoli, avete sentito, non hanno creduto o hanno pensato ad altro. Ecco, la mamma di Giacomo e Giovanni chiedono che mio figlio, che i miei figli siano uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra. E Gesù dice, il calice lo berranno, cioè soffriranno la passione, ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me, ma al Padre a chi lo ha affidato. Ecco, fratelli e sorelle, tante volte noi braniamo le cose materiali, ci crediamo di essere qualcosa, invece no. Avete sentito le parole? Tra voi non sia così. Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà il vostro schiavo. Ecco, Gesù ci vuol far capire che soltanto con l'umiltà noi possiamo camminare sulla strada che ci porta alla salvezza. Ecco, Geremia, che è il simbolo di Gesù, anche lui si rivolgeva al Signore e lo supplicava perché non lo abbandonasse nelle prove e nelle difficoltà, ma per essere ascoltati, essere, possiamo dire, presi in considerazione dal Signore, è necessario che ci mettiamo in questa vera umiltà. Come ha fatto del resto Gesù, il quale non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita per tutti. E sappiamo quello che Gesù ha fatto per noi. E allora in questo tempo di Quaresima, mentre ci facciamo accompagnare dalla Madonna e da San Giuseppe, ecco, mettiamo in pratica questi insegnamenti del Vangelo. Viviamo nell'umiltà. Non siamo nulla agli occhi di Dio, ma un po' di polvere e cenere. Abbiamo bisogno unicamente della sua bontà, della sua misericordia. E quindi se ci mettiamo in questa strada, state certi, cammineremo sulla strada sicura che ci porterà alla salvezza, ma ci prepareremo degnamente a celebrare la Santa Pasqua. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.